La base della grafica d'arte è il disegno. Il disegno è l'arte che unisce tutte le arti. Disegnare vuol dire fondamentalmente saper guardare il mondo e poterlo ricordare, fermare un pensiero o una suggestione. Disegnare vuol dire ragionare su. Disegnare è progettare un elemento, architettura, design o un'opera pittorica, grafica o scultorea che sia. Oppure il disegno è già opera in sé. Nella scuola di grafica d'arte la base fondante è il disegno, come punto di partenza e forse di arrivo. E poi ci sono i nostri laboratori, che rappresentano per noi la nostra fucina creativa. Quello di calcografia per l'incisione e la stampa di matrici metalliche. Quello di xilografia per la stampa e l'incisione di matrici lignee. Quello di litografia per matrici in pietra. E poi quello di serigrafia con i telai e i suoi attualissimi processi creativi. La scuola di grafica d'arte è naturalmente studio e approfondimento nei laboratori delle tecniche e delle tecnologie di incisione e di stampa tradizionali, ma anche delle innovazioni tecniche offerte dal digitale, dalla fotografia e dai nuovi e moderni sistemi di stampa, che possono essere una possibile contaminazione e unione di tradizione con l'innovazione. Le tecniche e i contenuti offerti dalla scuola di grafica d'arte offrono possibilità espressive infinite per chi vuole approfondire, partendo dal disegno, il proprio linguaggio e la propria ricerca artistico-espressiva, attraverso il segno e tutte le sue infinite possibili declinazioni ed espressioni, fino al colore. Naturalmente, come ogni possibile ricerca tecnico-artistica, prevede studio, approfondimento e una solida progettazione grafica. Sono Elisa Ottaviani, insegnante di tecniche dell'incisione grafica d'arte, insegno all'Accademia di Belle Arti di Frosinone e vi volevo parlare e presentare un po' il corso di grafica d'arte. Il corso di grafica d'arte è uno dei corsi fondamentali, uno dei più innovativi, ma anche uno dei corsi che trae le origini dal passato, dalla nostra cultura, dalla nostra principale competenza e conoscenza e proprio dei linguaggi dell'arte. Allora, è fondamentale quindi per noi l'aspetto creativo. E seguiamo i ragazzi individualmente nel loro percorso appunto di autenticità creativa e li portiamo a un confronto con appunto attraverso i coetanei, i colleghi e con noi e questo fa assolutamente permette a loro di ottenere, di avere una crescita non solo artistica ma anche una competenza e una cultura artistica più ampia. I laboratori sono dei laboratori molto frenetici, molto attivi e l'ambiente molto sereno. Questo parlare della grafica è un discorso molto lungo ma anche per certi aspetti forse più congeniale proprio perché nasce con il disegno e nelle accademie sono nate appunto proprio su queste basi e la grafica d'arte è praticamente il linguaggio più consono, più vicino e mi auguro che possiate approfittare e amare questi linguaggi come lo amiamo noi, perché è un'esperienza sicuramente di vita e di crescita individuale e personale. La xilografia è un linguaggio che ha origini molto antiche e un solido patrimonio tecnico che proviene dalla tradizione e che oggi è frutto di continue sperimentazioni. È probabilmente il più vecchio procedimento di stampa usato per creare dei multipli di un'immagine e in origine utilizzava come materiale da scavare le tavolette di legno duro. Oggi si usano anche legni molto teneri, linoleum e materiali plastici. È una tecnica di incisione a rilievo
dove le parti che costituiscono l'immagine impressa sul foglio di carta vengono risparmiate. Non si possono aggiungere segni neri, possiamo solo lasciarli, quindi le zone tolte con troppa fretta e imprudenza non possono essere corrette. Da qui nasce la difficoltà di un'arte che non ammette ripensamenti e che richiede sicurezza e padronanza nell'impiego degli strumenti da intaglio, come sgorbie, bulini e coltelli. In laboratorio gli studenti praticano la stampa a mano e col torchio verticale, per un periodo necessario al raggiungimento di una buona esperienza, eseguendo stampe in bianco e nero a colori e con fondini. Guardare le opere di artisti che hanno utilizzato questo linguaggio diviene occasione per comprenderne le peculiarità e le potenzialità e per favorire lo sviluppo di una cultura personale e incoraggiare la crescita di percorsi originali. Tagliare la materia con tratti energici e vigorosi, plasmare masse compatte e grezze in una scarna opposizione di bianchi e di neri, oppure incidere la superficie con segni precisi e misurati nella ricerca di un'intensa ricchezza tonale, tutto questo affiora e si delinea nelle fasi di progettazione del lavoro. Comprendere le modulazioni del segno, il suo cambiare di forma, di spessore, di inclinazione, fa emergere lo stretto legame tra contenuto e segno. L'incisione a rilievo non si esaurisce nell'importanza della conoscenza del mezzo tecnico e nell'applicazione costante al lavoro. Si solleva da tecnica a momento d'arte, attività culturale e creativa, nella maturazione di riflessioni estetiche, nella traduzione di pensieri e connessioni in forme visive, nella costruzione di capacità critiche e nella testimonianza di contenuti forgiati attraverso la propria sensibilità.
Sono Arturo Mitrano, docente di serigrafia. La serigrafia è una tecnica di stampa permeografica che permette di stampare su quasi tutte le superfici piane, come carta, stoffa, legno, vetro e ferro. La matrice è realizzata in un tessuto tesato sopra una cornice e si stampa facendo passare l'inchiostro attraverso le aree libere del tessuto, direttamente sul supporto, attraverso l'uso di una gomma di caucciù. Per mascherare la matrice e quindi realizzare l'immagine da stampare esistono varie tecniche, dalle più semplici come lo stencil e la pittura diretta, a dei processi di fotoincisione. Il processo serigrafico permette di realizzare, con un singolo cliché, molteplici stampe, in un tempo breve. In Accademia abbiamo un laboratorio fornito di macchinari per tutti i processi della stampa, dall'impressione delle matrici ai macchinari per la stampa piana. Il corso vuole portare ogni studente a conoscere le basi della tecnica, per poi approfondire ogni singolo passaggio e i suoi strumenti per arrivare a padroneggiare la tecnica. Una delle parti importanti del corso sarà comprendere le potenzialità della tecnica, per saperla sfruttare e trovare il modo che ogni studente empatizzi con la serigrafia e sappia trovare il proprio senso e significato, sfruttandolo in modo creativo rispetto al suo percorso artistico. Thank you.
percorso triennale della Scuola di Grafica d'Arte si suddivide in due diversi bienni. Un biennio di grafica d'arte dove verranno approfonditi i linguaggi ed i processi della grafica d'arte e lo studio del pensiero artistico legato ai linguaggi della grafica d'arte. Vi è poi un secondo biennio progettato e inserito negli ultimi anni nella nostra Accademia, che è il biennio di grafica d'arte per l'illustrazione. Quest'ultimo biennio fornisce la preparazione sia teorica e progettuale che tecnica per la progettazione e la realizzazione di illustrazioni. Nei corsi verranno utilizzati sia gli strumenti e le tecniche tradizionali, come il disegno in bianco e nero, a matita o al tratto con china e pennini, o pennarelli e le varie tecniche che comprendono l'uso del colore come l'acquerello, l'acrilico e le varie tecniche pittoriche, anche miste. Naturalmente a fianco delle tecniche tradizionali vengono studiati in vari corsi anche le più moderne tecniche ed i programmi digitali per disegnare e produrre tavole illustrate, tavole che verranno poi impaginate e preparate per la stampa o per il web. Nei corsi vengono approfonditi i vari temi della grafica editoriale attraverso le basi ed i principi della grafica, nell'impaginazione, nella scelta e giusto uso del lettering. Tra le materie teoriche di questo biennio abbiamo inserito nei due anni la storia dell'arte contemporanea e in un'annualità la storia del disegno e della grafica, poi la psicologia dell'arte, materie fondamentali per chi lavora nel campo delle arti visive, che aiuteranno a capire meglio i processi creativi e i linguaggi. Abbiamo ritenuto importante inserire anche la letteratura ed illustrazione per l'infanzia, perché il lavoro dell'illustratore si basa sempre sul rapporto testo, scrittura ed immagine. L'illustrazione, partendo da un testo scritto, vive all'interno di una pagina, rapportandosi con la scrittura ed il racconto. Illustrare vuol dire fondamentalmente saper raccontare attraverso il linguaggio delle immagini, raccontare storie, immaginare mondi e viaggi, anche emozionali ed interiori, e se è possibile unire all'immaginazione e al proprio segno anche la propria scrittura ed il proprio pensiero.